Dal Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari, Stand Up Comedy Sardegna e Kamba Films presentano Punchline. Diamo il benvenuto sul palco a Alessandro Cappai. Buonasera a tutti, signore e signori. Buonasera a tutti, io sono Alessandro Cappai, è un grande piacere essere qui, è molto emozionante, ci sono le telecamere, io non sono abituato a questa cosa, in generale la mia carriera di comico non sta andando esattamente benissimo, quindi non sono abituato. Da poco ho fatto il mio spettacolo proprio in questo teatro, chi è che c'era il mio spettacolo un mese fa? Ok, due persone, questo è come sta andando la mia carriera da comico, ragazzi. Poi in realtà, per farvi capire, abbiamo sponsorizzato la locandina del mio spettacolo tutta la settimana su Facebook. Per tutta la settimana c'era questa locandina con la mia faccia e il mio nome, Alessandro Cappai, scritto a lettere cubitali. E fino a un'ora prima dello spettacolo c'era un solo commento ed era un tizio che aveva scritto "chi?". Quindi, per dire. Poi però alla fine lo spettacolo è andato bene, è venuto un po' di gente, si sono divertiti. Alla fine dello spettacolo ero fuori dal teatro che parlavo con delle persone. E a un certo punto si avvicina questo tizio che fa "ciao, sono Paolo Saba". Io sono rimasto un attimo spiazzato e lui mi fa "quello che ti ha commentato la locandina". Cioè ragazzi, Paolo Saba, uno che commenta la locandina del mio spettacolo scrivendo "chi?", si presenta fuori da un teatro ad un gruppo di sconosciuti dicendo "Paolo Saba, ragazzi, non so se..." Immagino sappiate tutti di chi si sta parlando. Gli ho detto "guarda, cioè, sei l'ultima persona che mi aspettavo di trovare stasera, però sono felice che tu sia venuto, grazie per essere venuto". Gli ho detto "spero tu sia divertito" e lui mi fa "e insomma". "Paolo, ma che cazzo vuoi di preciso? Fammi capire, chi ti ha mandato?". E lui mi fa "vabbè dai, rilassati, che tanto lo sappiamo come siete voi comici, magari adesso scrivi un pezzo su di me". Gli ho detto "Paolo, pensi davvero di essere così importante?". Ed eccoci qui davanti alle telecamere, salutiamo Paolo Saba che ci guarda da casa. Non sapevo bene cosa portarvi stasera, volevo portarvi qualcosa di diverso dal solito. In generale c'è il cliché dello stand-up comedian che parla solo di sesso, ma io mi sono reso conto di non avere molti pezzi sul sesso, quindi ho detto stasera provo a portare qualcosa sul sesso. Ma è difficile perché, cioè, in generale io non parlo mai di sesso sul palco perché cioè, è imbarazzante parlare di sesso ad un gruppo di sconosciuti col rischio che non ridete, cioè se ridete va pure bene, ma se non ridete sono semplicemente un maniaco che sta costringendo degli sconosciuti ad ascoltare della mia vita sessuale, cioè se non ridete credo sia reato penale praticamente, la linea di confine. E questo nella peggiore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi sono io che parlo della mia vita sessuale e voi che ridete, quindi cioè in entrambi i casi. E un altro motivo per cui non parlo mai di sesso sul palco è che in generale io non ho, cioè non ho il personaggio, cioè io non ho la faccia di uno che scopa, cioè se io parlo di sesso il pubblico non ci crede. Ma la cosa divertente è che questa non è solo l'idea che ha il pubblico di me, è anche l'idea che io ho di me stesso. Cioè, per farvi capire, da poco sono stato a Londra. Londra è una città strana in cui succedono cose strane, tipo che le ragazze ci provano anche con me. Succede questa cosa assurda. E io non ci sono abituato, ero in una discoteca, e all'improvviso si avvicina una ragazza e inizia a ballare su di me, a strusciarsi contro di me. Ho detto, questa mi vuole fottere il portafoglio, sicuro. È impossibile che questa ragazza voglia scoppare con me, è impossibile. Che poi pure così se ci pensate, ma chi cazzo mi credo di essere? Cioè, perché è improbabile che una ragazza entri in una discoteca, mi veda e dice ok, voglio scoppare con quel ragazzo. Ma è ancora più improbabile che una ragazza entri in una discoteca, mi veda e dica quel tizio deve essere pieno di soldi, fottiamogli il portafoglio. Cioè in entrambi i casi è improbabile. Ma stasera volevo comunque portarvi qualcosa sul sesso, volevo parlarvi di una cosa che ho imparato, ora, a chi è che piace il dirty talking? Cioè, dire porcate mentre si scopa, ragazzi. Una persona sincera, ok, una persona, gli altri dei bugiardi. Ora, ecco che cosa ho imparato sul dirty talking, cioè, mi riferisco soprattutto ai ragazzi. Ecco, quando la ragazza con cui state facendo sesso la spara grossissima, tipo dice, ah, nessuno mi aveva mai scopata così, incassatevi il complimento e non fate ulteriori domande. Cioè,
lasciate così, cioè non dite tipo, ah davvero, voi non volete sapere la risposta, ragazzi, cioè lasciate in sospeso, evitatela poi evitate di metterla tipo in imbarazzo, che lei non sa se uscire dal personaggio e dirvi la verità o se continuare a mentire e dire sì sì, miglior scopata della mia vita in questa C3, assolutamente non dimenticherò mai questa scopata, cioè evitate questa cosa. E poi le ragazze fanno questa cosa carinissima che cercano, la sparano grossa, però cercano di non mentire oggettivamente. Cioè, tipo, non dicono questo è il cazzo più grande che ho provato, dicono questo è il cazzo migliore che ho provato. E comunque la stanno sparando grossa, però che ne sai che non è vero, non è oggettivamente falso, che ne sai. Che è una cosa carina, però io ci ho pensato, ora, ci sono fan della MotoGP? Ok, uno, due. Allora, quando si parla di MotoGP si dice sempre questa cosa, si dice sempre Marc Marquez è il miglior pilota, ma il più grande resta Valentino Rossi. Ora, non so voi ragazzi, ma io non voglio avere il Marquez dei cazzi, francamente. Cioè, non so, io voglio avere il Valentino Rossi dei cazzi. Quindi questa cosa mi consola, è una cosa carina fino a un certo punto. Bisogna starci attenti a dirti talking, anche perché a me, io questa cosa che, cioè, magari una cosa che mi dà fastidio, detta nella vita di tutti i giorni, detta a letto, un po' mi eccita. Ma credo che la mia ragazza abbia frainteso questa cosa, perché da poco, mentre stavamo scopando, a un certo punto, dal nulla mi fa, comunque i film di Sorrentino fanno cagare. Ora, chi mi conosce sa che per me va bene tutto, ma Sorrentino è il miglior regista dell'universo e non accetto in nessun momento che si dica il contrario, ok? Mi sono ammosciato, ovviamente. Lei era disperata e mi dice, oddio, posso fare qualcosa? Gli ho detto, non lo so, di che Garrone è una merda, non lo so, prova qualcosa, non lo so. Non ho molti pezzi sul sesso, ma ho scoperto che si impara un sacco ascoltando i monologhi delle comiche donne. Ho scoperto questa cosa, da poco stavo a Milano e ascoltando la comica in scaletta prima di me ho scoperto questa cosa, ho scoperto che esiste l'erezione del clitoride. Ora, fra gli uomini, chi è che sapeva che esiste l'erezione del clitoride? Tu in questo momento hai la faccia di uno che non sapeva proprio del clitoride, quindi immagino neanche dell'erezione. Che poi, cioè, ora che lo so, cioè quello che mi spiazza non è tanto l'erezione del clitoride in sé, cioè ora che lo so ha senso, quello che mi spiazza è che io non lo sapevo, questo mi spiace, cioè non lo so, o nella mia vita ho sempre visto solo clitoridi mosci oppure ho sempre visto solo clitoridi duri, ho dato per scontato che fossero così tutto il tempo anche quando io non passavo da quelle parti, non lo so, una di queste due cose. Ma quando la comica è scesa dal palco io ho detto, ma sai che io questa cosa dell'erezione del clitoride non la sapevo? E lei mi fa, ma come non la sapevi, ma scusa, ma allora come pensavi che funzionasse? Ma come pensavi che funzionasse cosa precisamente? cosa doveva funzionare? Cioè non funziona così, cioè non è che stai scopando con una ragazza e all'improvviso le si ammoscia il clitoride e interrompete la scopata con lei che ti guarda imbarazzata e dice, guarda ti giuro è la prima volta che mi succede. Ragazzi, io sono Alessandro Cappai, grazie per avermi ascoltato.